In una terrina sciogliete mezzo dado di lievito con 100 ml di acqua. Aggiungete 100 g di farina Manitoba o 00 e mescolate per bene. Lasciate lievitare il composto con il proprio coperchio per 1 ora e mezza in un posto tiepido. Riprendere il lievitino e metterlo in una terrina più grande. Versate la rimanente farina, 400 g 00 o Manitoba. 170 g di yogurt greco, 5 cucchiai di olio extravergine di oliva, un cucchiaino di zucchero e un cucchiaino di sale. Lavorate prima con un cucchiaio di legno. E poi con le mani per bene. Aggiungete nel frattempo l'acqua fino a quando il composto diventerà bello omogeneo, acqua tiepida. Dovrà assumere questa consistenza. Formate un bel panetto, trasferite in una terrina unta d'olio e lasciamo lievitare fino al proprio raddoppio nel forno con luce accesa. Trascorso il tempo di lievitazione, dividete la pasta in 12-14 pezzi. Fate questo movimento. E arrotondate per bene. Schiacciate leggermente, così. Chiudete con la pellicola. Lasciamo lievitare in modalità lievitazione per 30 minuti. Trascorso il tempo di lievitazione, aggiungete, facendo una piccola pressione, pomodori ciliegino e pezzi di olive, così, a casaccio. Spennellate la superficie con olio di oliva, così, delicatamente. Spolverizzate la superficie con dell'origano, così, a piacere, non è obbligatorio, e una pizzicata di sale. Eccole pronte le focaccine allo yogurt greco. Guardate la morbidezza. Spero che questa video ricetta vi sia piaciuta. Io vi lascio alla prossima. Un bacio.